Obasso impone il nulla di fatto alla Verona, tenendo con disinvoltura e a tratti con autorità il terreno di gioco. I veneti recuperano Fanna e Tricella, ma non trovano, se non nella parte finale del primo tempo, la giusta cadenza. Alla distanza subiscono con un certo affanno il ritorno dei padroni di casa, che sancisce in definitiva l'equità del gioco. La cronaca, ricca di appunti, conferma l'interesse di una gara sempre pregevole anche dal punto di vista tecnico. La prima vera palla gol è proprio per il Verona, che non sfrutta la splendida proiezione verticale operata da Bruno. Al 34esimo, sull'angolo, Di Gennaro indovina lo spiraglio giusto, ma sulla linea salva Antigli. Un minuto dopo, sempre sugli sviluppi di un angolo, Galderi si realizza, ma l'arbitro Ballerini annulla per un precedente fallo di Ezia. La risposta del Campobasso, in evidente difficoltà in questo scorcio di gara, si concretizza solo in un tiro alto di Tassi. Ripresa, il tono è migliore, i ritmi più sostenuti, di Risio, tutto al lato di poco. Al nono, la traversa salva Garella, Rebonato si proietta sul pallone in trasversale, respinge il legno, Tacchi troppo avanzato, non può ritirare. Rovesciamento di fronte, Elchiar, nell'unica occasione in cui si libera di Trevisan, calcia, ma il pallone c'entra una volta. Parità anche nei pali colpiti, questa volta è Ciarsi, siamo al 25esimo ad essere graziato, il bolide lo ha scagliato bene. Ancora il Campobasso in avanti, Garella prima allontana in angolo sulla conclusione di Goretti, quindi blocca il tiro insidioso di Tassi. L'ultima occasione per i rossoblu molisani, Perrone fa tutto da solo e chiama Garella all'intervento più difficile.